Bene, buon pomeriggio a tutti. Siamo tornati su Twitch finalmente dopo una lunga pausa. Bene, allora, come già saprete, dal titolo della live, ma anche chiaramente dalle storie che ho messo su Instagram, dai vari post che ho fatto, oggi andiamo a presentare una nuova chitarra che mi è stata gentilmente mandata da Leonardo Ceccarini di Ceccarini Guitars, con cui collaboro da un po' di anni ormai. Per chi non conoscesse Ceccarini Guitars, è appunto una liuteria di Cellere, comunque nel Lazio. Questo strumento qui è il frutto dell'inizio della nostra collaborazione, quindi è il mio modello signature. Chi mi segue già da un po' di tempo ormai lo conosce bene, insomma. Però oggi non sono qui per parlarvi di questo modello, che è l'AS7 String, per chi volesse approfondire. Non sono qui per parlarvi di questa chitarra in particolare, ma sono qui per parlarvi di e farvi sentire soprattutto un altro strumento che mi ha recentemente mandato Leonardo, che salutiamo e ringraziamo tutti. Strumento. Non sarà un vero e proprio unboxing, perché lo strumento che mi è stato mandato è uno strumento abbastanza particolare, quindi dovevo decidere se unboxare live e portarvi delle considerazioni a freddo, fatte a freddo sullo strumento, ma suonare male sullo strumento perché non ero abituato, oppure unboxarlo per i fatti miei, provarmelo un po', prenderci un po' la mano e poi portarvelo. Ho preferito questa seconda opzione, in modo tale che riesco anche a dirvi come mi sono trovato io nei primi giorni di utilizzo, chiaramente. Allora, lo strumento che oggi vi faccio vedere, che mi ha mandato Leonardo Ceccarini di Ceccarini Guitars, è il modello Dullan 8 corde, un modello headless di Ceccarini Guitars. Come vedete, non ha la paletta, quindi appunto headless. Andiamo a vederci un pochino tutte le specifiche adesso, ve lo faccio vedere. Retro, molto molto interessante. Allora, parliamo un attimino di questo strumento. Vi condivido direttamente la pagina di Ceccarini Guitars, così che possiate vedere direttamente quello che vedo anche io. Allora, siamo qui sulla pagina, sul sito ufficiale di Ceccarini Guitars. Come vedete, abbiamo tutti i vari box qui, dove abbiamo i modelli delle chitarre, dei bassi, dei body grezzi, galleria di foto e varie informazioni e social. Allora, se scendiamo, abbiamo i vari modelli degli strumenti. Qui c'è il mio bellissimo modello signature. Se scendiamo, andiamo sul Dullan 8 corde. Ok, questo è il nostro strumento. Confermo che è lui. Abbiamo le nostre belle foto, che però possiamo skippare perché tanto ve l'ho già fatta vedere. Ci interessano più che altro le specifiche. Allora, abbiamo un body in Paulonia con delle strisce di multilaminato, strisce multilaminate in noce, acero, venghe e padauk. Quindi si parla più che altro di queste strisce sul retro del body. Molto 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 bella, tra l'altro, il retro del body. Poi abbiamo un top Poplar Burl Top,
abbastanza comune per strumenti del genere di solito. Abbiamo una scala del manico di 28 pollici sull'ottava corda e una scala di 25,5 pollici sulla prima corda. Questo è possibile grazie, chiaramente, come vedete, ai tasti che sono, non sono obliqui, ma non sono dritti, come si vede spesso sulle chitarre. Appunto, è un sistema che si chiama multiscala e permette appunto di avere una scala più lunga sulle corde più basse. Pian piano che le corde diventano sempre più basse, la scala si allarga in modo tale che la corda possa reggere accordature più basse e si restringe se partiamo dall'alto, ma in realtà rimane una scala standard che è la 25,5 pollici sulla prima corda. Quindi permette, almeno sicuramente sul micantino, sulla prima corda, di avere lo stesso feeling che si avrebbe su una chitarra a scala 25,5 pollici con i tasti dritti. Abbiamo una costruzione a bolt-on, quindi con il manico avvitato al body. Il manico è in mogano, queste strisce sono le stesse di acero che arrivano anche dalla trama del corpo. Abbiamo un radius di 20 pollici, leggo qui, la tastiera è in acero con tasti in acciaio. E questo penso sia una delle più importanti caratteristiche di questo strumento. I tasti in acciaio conferiscono un suono decisamente moderno e deciso. Quindi è un'ottima scelta, soprattutto per il tipo di strumento. Abbiamo poi i lume inlay, quindi i dot laterali sul manico. Sono luminescenti, sono fluorescenti al buio, quindi comunque è sempre cosa gradita perché si può suonare anche quando c'è scarsa luminosità. E poi vabbè, abbiamo i dot, i segnatasti sulla tastiera invece blu, che non sono fluorescenti, mi sembra. Almeno non ho fatto prove di questo, però mi saprà dire Leonardo se è tra di noi. Allora, Truss Rod va bene, con doppia azione, con dei rinforzi in fibra di carbonio per una maggior stabilità. Appunto, tasti in acciaio e medium jumbo, un capotasto in osso e, per quanto riguarda l'elettronica, abbiamo due pickup humbucker della Fishman, che sono i Fluence Tosin Abasi Signature, che sono esattamente gli stessi che io ho sul mio modello Signature. Questi pickup su chitarre del genere suonano da paura, chiaramente, sono molto moderni e appunto su una chitarra del genere sono azzeccatissimi, secondo me. Però vedremo, nonostante come questi due pickup siano gli stessi che io monto sull'altro strumento, in realtà quanto il suono cambi e sia influenzato dai legni e dal tipo di costruzione dello strumento proprio. Quindi sono due Fishman Fluence. Abbiamo una manopola, un potenziometro del volume che con un push-pull normalissimo attiva la seconda voce dei pickup, perché questi due pickup hanno due voci e la seconda voce ha un boost sulle frequenze un po' più basse. Abbiamo uno switch per lo splittaggio a single coil e il classico switch a tre vie per la selezione dei pickup. E poi abbiamo un ponte della TAN Bridge che io non conoscevo e ho conosciuto soltanto grazie appunto a Leonardo che ho visto montava su questo strumento. Direi di andare a sentircelo. Sentiamo il Lumbacker al ponte.
Splittiamo l'humbucker al ponte. Possiamo cambiare voce sul pickup tramite il potenziometro, che è un push-pull. Quindi, humbucker con la seconda voce. Ora, pick up al manico, humbucker. Splittiamo. Possiamo cambiare la voce, quindi pick up al manico, humbucker, con la seconda voce. Ok, adesso suoniamo i due humbucker in serie, quindi posizione centrale dello switch, con la prima voce.
e appunto humbucker, quindi dopo splittiamo. Posizione centrale. Posizione centrale degli humbucker con la seconda voce. Seconda voce con la posizione centrale, però splittando gli humbucker. Andiamo su qualche suono distorto, allora. Sentiamo sui suoni distorti come suona. Io sto usando sempre il mio Fractal XFX3 per le simulazioni di tutti i suoni che state sentendo. Ok, allora. Suono più o meno di ritmica. Allora, torniamo a noi. Torniamo sull'humbucker al ponte. Thank you.
Seconda voce. Ora torniamo sulla prima voce e splittiamo l'humbucker al ponte. Seconda voce. Splittiamo l'humbucker. No, così era già splittato. Scusate. Quindi torniamo. Allora, andiamo sul pickup al manico, suonando l'humbucker in prima voce. Splittiamo l'humbucker al manico. Thank you.
Seconda voce sul humbucker al manico. Mettiamo l'humbucker al manico con la seconda voce. Così era splittato, invece l'humbucker suona così. Poi abbiamo le posizioni centrali. Humbucker. Splittato. E con la seconda voce, humbucker. E con lo split. Le due chitarre Ceccarini, la mia signature e la Dullan 8 corde, in realtà suonano molto diverse nonostante abbiano gli stessi pickup. Faccio un giro rapido con la mia Ceccarini. Quindi le principali caratteristiche sono che tutto lo strumento è in mogano, sia il corpo che il manico, e il manico non è bolt-on ma è incollato al body. Cambia soltanto la tastiera, poi, che è in Wenge,
e il top è in ulivo con la resina, insomma. Rimetto il suono di prima. Sentirete che questo strumento in realtà suona in certi punti più scavato, in altri invece un pochino più tagliente. Quindi sentiamo davvero quanto il legno fa la differenza tra una chitarra e l'altra. I due strumenti, nonostante abbiano gli stessi pickup, suonano molto diversi. E quindi i legni fanno grande, 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 grande differenza. Tornando alla nostra Dullahan. Allora, lo strumento, esteticamente parlando, si presenta benissimo perché è bellissima da vedere. Il top è stupendo, poi a me piacciono molto in realtà le headless, nonostante non ne abbia neanche una, però mi piacciono molto. Il retro di questa chitarra, secondo me, è davvero il punto forte perché è davvero stupendo, bellissimo. Il retro è fenomenale, mi piace quasi di più del top. I pickup suonano molto bene per il tipo di strumento che è appunto una 8 corde pensata quindi per generi moderni e spesso incazzati. Quindi i pick-up vanno secondo me molto bene. E come avete potuto sentire, il suono che si può ottenere è molto diverso rispetto a quello che si può ottenere su uno strumento come questo qui dietro, che comunque è una 7 corde. Cos'è che è cambiato? Innanzitutto la quantità di legno e i legni, quindi le qualità dei legni, perché questo top, questo body, più che altro, tutto questo body ha meno legno rispetto a quel body lì. E inoltre questa chitarra qui ha la paletta che lei non ha, prima cosa. Infatti una specifica anche di questa chitarra è una particolarità, è proprio il peso, è abbastanza ridotto, perché il body chiaramente ha poco legno per la forma che ha. Non ha la paletta, che è comunque una parte abbastanza importante nel peso di uno strumento, però rimane comunque una chitarra bilanciata, perché comunque potete vedere io la appoggio sulla gamba e non pende da un lato o dall'altro. Quindi è uno strumento bilanciato. In più, i legni utilizzati rispetto al Mogano che ho sulla mia Signature, in realtà il Mogano pesa un casino, quindi i legni che ci sono qui sopra sono un pochino più leggeri. Per esempio, il noce è molto leggero o l'acero è leggero rispetto al Mogano, considerando che questa è tutta in Mogano. Quindi una particolarità direi molto molto importante di questo strumento è che oltre ad essere bello, oltre a suonare bene e oltre ad avere legni di qualità, è leggero.
Bene, quindi nel mix suona molto bene nel genere, chiaramente. È uno strumento non solo solista, chiaramente. Adesso ho delle corde montate un po' più grosse rispetto a quelle che sono abituato a utilizzare, perché comunque è uno strumento pensato più che altro per ritmica, giustamente. Però ovviamente non si esclude che si possano fare delle parti soliste, anzi, da quel punto di vista il multiscala, quindi i tasti obliqui, sono più comodi, perché almeno ti permettono di avere una scala un po' più corta su pian piano che vai sulle corde più acute. C'è un po' da abituarsi, effettivamente. Io non ho strumenti con il multiscala e c'è da abituarsi, effettivamente, perché chiaramente è una scala che continua ad allargarsi e a restringersi. C'è un po' da farci l'abitudine, però oggettivamente quando si hanno così tante corde è più comoda. Thank you.
bello il mio inglese maccheronico, vero? Stupendo. Suonino. Proviamo a picciare in su.
Bene, ragazzi, io spero che questo strumento vi sia piaciuto perché è ottimo. E mi raccomando, seguite Ceccarini Guitars su tutti i social. Andate un po' a snappare sul suo sito e contattatelo se siete interessati a qualsiasi tipo di informazione. Vi ricordo che tutti gli strumenti sono assolutamente customizzabili, potete farveli con i legni che volete, con le parti di elettronica che volete, qualsiasi cosa. Quindi seguite Ceccarini Guitars. Sperando di tornare presto su Twitch, io vi mando un saluto.